Welcome Diversity. È stato questo lo slogan di questa edizione del Couscous Fest, Festival Internazionale dell'Integrazione Culturale, organizzato dall'Agenzia di Comunicazione Feedback di Palermo con il Comune di San Vito Lo Capo. Uno slogan che ha tenuto le fila di tutti i momenti della manifestazione, a partire dai piatti. A trionfare, per la giuria tecnica, presieduta dallo chef 2 stelle Michelin Claudio Sadler, la Palestina, che ha presentato un couscous con finocchio e melograno crumble, servito con filetto di orata alla griglia su un letto di coulis di finocchio e una spolverata di sommacco selvaggio infuso in olio d'oliva. La diversità degli ingredienti hanno trovato un equilibrio vincente. Era veramente un piatto semplice, abbiamo usato quello che ha detto, gli ingredienti di Palestina, le spezie, il pesce orata che abbiamo anche. Siamo contenti e grazie a voi, grazie a San Vito. Tutto. Per la giuria popolare invece, per il secondo anno consecutivo, il piatto migliore è stato quello dell'Italia, rappresentata da due chef sanvitesi, Giorgio Graziano, il capitano, e Antonino Grammatico, e due sardi, Alberto Sanna e Federico Floris, vincitori del campionato italiano di Couscous Bia. Questo è un premio secondo me sottovalutato, ecco, diciamo così, perché questo è il premio del popolo, quello che viene da noi. Siamo veramente felici. Sicuramente un'emozione grandissima, è la prima volta che mi trovo a un evento di queste dimensioni e portare a casa due primi premi è una grandissima soddisfazione. La grandissima esperienza porto una conoscenza approfondita sul couscous e poi una grande condivisione e una grande vittoria. Ma il Couscous Fest ha saputo parlare alla gente con Gino Strada, ha saputo allietare con la musica di Alvaro Soler, Annalisa, Luca Carboni, Edoardo Bennato e Giusy Ferreri e con la comicità dei Soldi Spicci e di Roberto Lipari, che ha chiuso ieri sera la manifestazione. Con Roberto Lipari al Couscous Fest arriva la comicità? Boh, dimmelo tu. No, sì, a parte che è già arrivata con i miei carissimi amici Claudiano e Soldi Spicci, io provo, guarda, io sono per metà di Castellammare del Golfo, quindi che siamo qua allo Scocchio di Lire, quindi io mi trovo in casa, sono metà di Palermo, metà di Castellammare, e spero che si festeggi tutti insieme, perché diciamo che è la serata conclusiva e quindi spero che si chiuda col sorriso. Io ci provo in tutti i modi, cioè quello che so fare, almeno quello che provo. Ma io credo che è la società che a volte, se ci stai attenta, tutti quanti ha dei lati comici meravigliosi. Quindi in realtà io dico sempre che è il mondo che mi scrive i testi, io li acchiappo. Lui è il mio socio ufficiale, lui è Roberta Re, vedete la genetica ha avuto così, si è fatto già 10 fotografie, ha firmato gli autografi. È vero. Eccezionale, cioè, veramente, voleva dargli i soldi a lui. Quindi niente, noi è anche un modo per dire che siamo due persone diverse, lo spettacolo è anche un pretesto per questo. Spero sempre di tenere alto quello che è significato il couscous in questi anni, anche per la Sicilia, che è un posto dove organizzare eventi non è così semplice come dovrebbe essere. Io adesso continuerò con Colorado, sarò in TV, ho registrato la prima puntata, adesso sarò con la seconda e quindi qua adesso addirittura il campanile si sta emozionando per questa cosa che mi fa piacere. Un'edizione da record, più di 70.000 i ticket vendute per le consumazioni nelle case del couscous, adesso non resta che prepararsi alla 20ª edizione, consapevoli che attorno ad un piatto semplice come il couscous si fortificano i valori che ci rendono parte di una comunità globale. E perché no, anche un po' migliore.